quello che sta succedendo all'interno in questo momento del centrodestra che è completamente spaccato, chi va con chi va, racconta di una credibilità che purtroppo viene a mancare. Questa cosa dispiace all'elettorato, dispiace alla gente e soprattutto mette ancora più in confusione le persone che dovranno andare a votare. Chiedo se questa mia opinione è uguale a quella del direttore Manlio Viola. Buon pomeriggio, direttore. Massimo, buon pomeriggio a chi ci ascolta. Sì, questa è una situazione che crea confusione nell'elettorato. La gente non sa più cosa fare, cosa votare. Anche chi ha un'idea abbastanza chiara della città di Palermo comincia a non sapere chi può rappresentare effettivamente quella che è la sua idea. Ma la cosa che veramente si sta soffrendo, a prescindere da questi scontri, queste liti, questo andare a destra, a sinistra dei candidati, quello che sta soffrendo è la carenza di programmi. Perché tutta questa situazione crea un ritardo nella creazione dei programmi. Di fatto non abbiamo sentito dire poco, ne abbiamo parlato davvero poco, in più di un'occasione abbiamo chiesto anche ai candidati di parlarci di programmi, ma abbiamo sentito dire poco su qual è la visione di Palermo di domani, dei prossimi 5 anni da parte dei candidati, la cosa sulla quale dovremmo concentrarci di più per dire proprio a chi deve andare a votare, io preferisco questa o quella visione della città. Anche perché manca veramente poco alle elezioni. Quanto manca, 45 direttore? giorni in buona 45 sostanza. giorni sono pochi. Io vi chiedo, lo dico ai candidati che incontrerò in questi giorni e nelle prossime puntate di Caso Minutella. No, la domanda è: ma veramente voi avete idea in 45 giorni di stilare dei programmi da proporre ai palermitani? Cioè, Palermo, diciamocela tutta, è una città rasa al suolo. È una città invivibile per il traffico, per tutta una serie di servizi carenti. Qui non si può neanche più morire, ve lo abbiamo raccontato a novembre di un anno fa, e le cose al cimitero dei Rotoli non è che sono cambiate, per quanto campeggino in giro per le strade di Palermo che la Lega abbia trovato non so quanti milioni di euro per sistemare il cimitero, ma intanto se muori a Palermo non trovi posto, perché non si può manco morire a Palermo. Sì, purtroppo la situazione è sempre la stessa, cioè, si va un po' con l'elastico, intanto le bare a deposito diminuiscono di numero, poi crescono di nuovo, di fatto la situazione non è cambiata, ci vuole una soluzione radicale, ma ci vuole anche nel frattempo della soluzione radicale che oggettivamente sarà la nascita di un altro cimitero, Per di un nuovo forza. cimitero, e cosa però che richiederà dei lavori e quindi dei tempi, nel frattempo di arrivare alla soluzione radicale ci vuole una soluzione tampone che eviti che si viva di emergenza per i prossimi 3-4 anni o quello che sarà necessario per la realizzazione del nuovo cimitero. Una soluzione si deve trovare e non può essere semplicemente nei 40 loculi, nei 50 loculi, nei 100 sepolture. Bisognerebbe anche risolvere il problema del tempio crematorio che continua a non funzionare. Ci sono una serie di cose che vanno affrontate e non domani, ma ieri. Uno dei temi che abbiamo trattato martedì scorso è il tema legato ai termovalorizzatori. Abbiamo sentito le ragioni del no e chi mi conosce sa che io racconto sempre tutto. Avevamo invitato il presidente di RAP, Gerolamo Caruso, che non ha partecipato per motivi personali, ha visto la puntata e probabilmente qualcosa che è stata detta non gli è andata a genio e quindi diritto di replica alla RAP, a Gerolamo Caruso che è collegato con noi dai suoi uffici. Buon pomeriggio, presidente. Forse c'è un po' di ritardo, Buon pomeriggio a voi, mi eh. sentite? Sì, la sentiamo bene, abbiamo un po' di Pronto? latenza. Sì, sentiamo bene. Lei sentirà la mia voce con qualche secondo di ritardo, Mi ma poco. sentite? Sì, la sentiamo perfettamente. Vediamo, chiedo alla Sì. regia se possiamo risolvere questo problema di latenza perché ci Sì, crea qualche infatti, problema. noto. Va Anche qui bene. manco. Allora, facciamo così, le faccio la domanda subito e così poi lei potrà replicare. Ha visto, immagino, la puntata di martedì scorso, avevamo il nostro Antonio Turco che con qualche difficoltà, le racconto, si è appostato davanti il cancello di Bellolampo insieme ad uno dei rappresentanti di Lega Ambiente. Cosa abbiamo detto o cosa hanno detto di così scellerato, Presidente? Prego. Di scellerato ci mancherebbe, ognuno del resto in una democrazia è padronissimo di dire quello che vuole. Tendenzialmente l'ideale è che quello che viene detto sia corretto. Allora, dire che lui vede, parlo di questi signori che hanno davanti a Bellolampo, questo fiume di rifiuti che potrebbero essere in maniera differenziata fluire verso Bellolampo, mentre basterebbe poco per aggiustare, perché purtroppo noi siamo la terra dove sempre basta poco, tanto poi diciamo se ne parte anni, 8 anni, 10 anni, e ci dimentichiamo che prima dobbiamo avere 7-8 anni. Allora, il ragionamento è che
intanto Bellolampo è satura, quindi onestamente la tentazione mia, che peraltro ho detto sia al sindaco che al prefetto, è quello di chiudere i cancelli di Bellolampo, e a questo punto voglio dire, chi vuole se la canta, perché io diciamo che rischio in prima persona da mesi. Io quando sono arrivato qua già c'erano 4-5 mesi di rifiuti abbancati sui piazzali di Bellolampo, cosa che non si può fare. Oggi sono 6 o 7 mesi di rifiuti di Palermo abbati, non c'è spazio. Ho dato una tampone e dopo un anno sto aspettando gli ultimi ghirigori di tipo autorizzativo. Frattanto ho ipotizzato un'altra soluzione. Le due soluzioni tampone mi danno diritto a almeno un anno di autonomia. Posso arrivare sino alla settima vasca, ma dico con una fatica immane per avere i titoli abilitativi, e oltretutto con la complicazione che Bellolampo non è né di Rappa né del Comune, è ancora della curatela fallimentare Amia, quindi anche una lambiva da 5-6 anni, e che anche questa ho dovuto mettere mano. Allora, di termovizzatore ne parliamo ancora. Io devo dire raccolta differenziata, tutti quanti diciamo parlano differenziata, ma varrebbe la pena che prima la gente si informasse un attimino. Ho sentito parlare di Marsala col 70% di raccolta differenziata. Signori, Marsala c'ha 80.000 abitanti, la raccolta differenziata apporta in questo momento a Palermo, coinvolge 180.000 abitanti, quindi più del doppio di Marsala, e lì la nostra raccolta differenziata è il 65%, quindi a me questo dato francamente mi lascia abbastanza, come dire, indifferente. Viceversa, sarebbe interessante vedere dai documenti ISPRA, cioè l'Istituto Superiore Prevenzione e Ricerca Ambientale, vedere quelli che sono i trend degli ultimi 10 anni dei rifiuti per abitanti, così che si vede che ci sono dei comuni dell'Interland palermitano, cioè gente attorno al comune di Palermo, che ha ridotto la sua di rifiuti, mentre Palermo stranamente c'ha un'impennata di rifiuti, neanche fosse Milano, c'è improvvisamente il benessere, perché il sintomo di benessere è diventato qualcosa di speciale, perché c'è la migrazione dell'indifferenziato dalla periferia del comune a dentro il nostro comune. Ecco perché siamo sempre in affanno. La raccolta differenziata costa, la raccolta differenziata comporta uomini e mezzi. Non so se mi state a sentire, perché non sì, vedo... Sì. Non... No, noi stiamo ascoltando, okay. Siamo silenziosi, quindi, perché poi avremo chiaramente necessità di fare qualche domanda. Ascoltiamo per poi poter fare le domande. Ok, la raccolta differenziata, come dicevo, costa. Allora, quando sento dire che ci sono dei comuni che in 2-3 mesi sono stati, come dire, illuminati sulla via per Damasco, chiaramente qualche sospetto viene, per il semplice fatto che, per esempio, in questo momento noi abbiamo la raccolta differenziata porta a porta soltanto in certe zone. Devo fare una precisazione, c'è chi l'altro ieri ha detto a Palermo la raccolta differenziata non è che non si fa, non si può fare. Per esempio il centro storico. Bene, questo signore evidentemente prima dovrebbe informarsi e sapere che la raccolta differenziata al centro storico porta a porta si fa in 2 dei 4 mandamenti, sempre per le solite problematiche di organico. E onestamente, quando mi sento dire che il palermitano, diciamo doc, è una persona per bene, allora io gli manderei in onda 360 giorni di filmini su tutta quanta la munnizia, fatemi passare il francesismo, e gli ingombri vengono depositati e svivacati letteralmente in città. Cioè, noi contribuiamo al picco della raccolta differenziata di certi comuni, ovviamente eviterò di fare nomi, cognomi e luoghi, come praticamente prendendo 10 milioni della Tari dei palermitani e gettandola ad un servizio non dovuto, perché quando io ho i rifiuti di altri comuni, rifiuti indifferenziati portati per le strade, io a questo punto devo stornare le mie risorse, prendo questi rifiuti, le porto a Bellolampo, dopodiché vado a finire a Bellolampo, ma ovviamente non ci guadagno nulla. Cioè, se un estraneo viene a Bellolampo mi deve pagare chiaramente un certo prezzo, in questo caso no, perché li ho trovati per strada e peraltro non li posso lasciare per strada. Tutte queste cose insieme, chiaramente non deve essere RAP a mettere
interne in risalto, esistono strutture che sono preposte, diciamo, alle verifiche di certi elementi, però torniamo alla raccolta differenziata. Noi nel nostro piano industriale abbiamo il lancio di una seconda che coinvolge 200.000 abitanti. Per questi 200.000 abitanti, facendo quattro conti in croce, e infatti sono numeri ben precisi sul industriale, occorrono 15 milioni di costo annuale di risorse umane, cioè 300 operai e poco meno di 100 autisti. E poi ovviamente servono attrezzature. Le attrezzature valgono 26 milioni. Le attrezzature abbiamo fatto specifiche, capitolati e quant'altro, poi le abbiamo girate nel comune, è andato in gara e in questo momento diciamo che nella fase di acquisizione delle offerte che ci sono pervenute. Quindi le prime consegne saranno ad agosto, settembre, ottobre, però i fornitori hanno chiesto molto tempo perché per ora c'è qualche problema nell'automotive a livello di componentistica di tipo elettronico. Presidente, Le tutto chiaro? risorse. Sì, no, una domanda al volo perché poi dobbiamo Assolutamente, dimmi. salutarci. No, al volo e poi le lascio una domanda al nostro direttore. Favolevole o contrario ai termovalorizzatori, sì o no? Ma guardi, io devo rispondere da uomo rap o da ingegnere, che per Eh no, lei vent'anni si deve è occupato di... rispondere da tutte e due. Faccia una fusione Allora dico subito. sintetica su tutti e Ok, due. le dico subito, le dico subito. Allora, premesso che non è vero che la tecnologia dei termovalorizzatori è, come dire, qualcosa di ampiamente superato o obsoleto. Falso. Non è assolutamente vero che per fare un termovalorizzatore ci vogliono 7-8 anni. Non è assolutamente vero. Falso anche questo. Io mi porrei un altro problema, cioè, ma se quando 22 anni fa, 21 anni fa, bisognava fare i termovalorizzatori, che attenzione, quelli erano figli di uno studio di Enel, tutte le convenzioni che poi sono state acquisite da Falck erano tutta roba di Enel che aveva costituita ad hoc la società Elettroambiente con Chicco Testa in testa. Bene, e a questo punto col CIP 6 io me li pago gli investimenti, ma senza CIP 6 io mi porrei il problema. Francamente, a me l'avventatore a bello lampo, ma mi dà la vita se ce l'ho in 2 anni, in 3 anni. Certo, se ce l'ho in 8-10 anni non mi dà la vita. Facciamo Siccome fatica. bastano 2 o 3 anni, siccome Vabbè, bastano, ok, vabbè. il Manlio problema Viola. è: ma come si fa? Il problema l'ho capito dove vogliamo arrivare. Dice, se li facciamo a una gela e uno a pantano d'arci, E quanto ci cioè, deve costare io. portare là? Questa è la classica domanda. Viola, prego. Presidente, oltretutto la storia del CIP 6, se lei ha seguito la trasmissione, come penso di capire la martedì scorso, ha visto che l'ho detto 2 o 3 volte che sarebbe stata cosa diversa farlo 22 anni fa quando c'era il CIP 6 e che il tema era sostenibilità. Sì, Ma ma secondo visto lei, che questa è ma la domanda. non è stato non è lui, certo. La domanda è questa però, se noi No, non andiamo sento, verso la non sento, secondo differenziazione. me. Mi perdoni, mi faccia completare la domanda. Il tema è Sì. questo, ma se noi andiamo a crescere la differenziata, e ci auguriamo tutti, penso anche lei, che la differenziata cresca, domani i termovalorizzatori sarebbero sostenibili economicamente? Allora, a questo punto le rispondo, come dire, ma sintetica. Io nel momento in cui faccio un investimento per il termo devo ipotizzare una vita utile. Dopo quella vita utile tutto il resto sarebbe grasso che cola. Ai tempi di Falck la vita utile era 20 anni, se vi ricordate, perché 20 anni erano i contributi di CIP 6 92, con tutto il CIP 6 92 valeva 8 anni, eppure per i termovalorizzatori della Sicilia si... Il GSE, oggi si chiama GSE, tempo si chiama GRTN, disse non ho 20 anni. Bene, allora è ovvio che se io in 2 anni ho una raccolta differenziata che mi passa dal 20% attuale al 60%, 70%, ovviamente mi pare ovvio che è stupido pensare al termovalorizzatore, cioè non ce la farebbe chiaramente a rientrare in quello che è l'investimento. Ma se a questo punto per questo passo, diciamo, della raccolta differenziale è qualcosa che io posso fare, ma io non penso in meno di 4 o 5 anni, e io il termovalorizzatore a 2 o 3 anni, ma io penso che guardando bene il business plan, perché dico, no, per ora è tutto quanto una cosa molto nebulosa e molto misteriosa. Guardando il business plan, a questo punto si potrebbe chiaramente rientrare nel costo. Devo fare una precisazione, perché poi alla fine qua chiaramente siamo nel mondo degli slogan e delle bandierine. E tutti quanti, in questo momento, noi avevamo sino a pochi anni fa 50 termovalorizzatori in esercizio, oggi sono 39, perché la gente improvvisamente si è vergognata, perché non c'è niente da vergognarsi. Il problema è che ovviamente la materia prima, cioè i rifiuti, tenuto conto della raccolta differenziata che è aumentata,
ha fatto sì che alcuni impianti si sono prima fermati e poi riconvertiti, ok? Tipo quelli di Hera, per esempio, in Emilia Romagna, che adesso fanno bio, o perlomeno stanno per fare biometano. Bene, è ovvio che, per esempio, ma come che hanno superato questa impasse? Prendendo 150.000 tonnellate l'anno della potenzialità dell'impianto di 200.000 tonnellate dall'Interland, quindi 50.000 tonnellate di rifiuti sono di Parma e 150.000 di limitrofe. Era un po' quello che sentivo dire la volta scorsa qui, quando si disse: sì, ma non mi ricordo dove, prendono rifiuti dalla Germania o quello che sia. C'è di strano, scusate. Cioè, se la tecnologia, non è vero che è una tecnologia che fa chiaramente, come dire, che è obsoleta. Se il tipo di, come dire, di pulizia dell'aria è chiaramente migliore di avere a che fare con i camion messi in coda perché sono fermi in un ingorgo, qual è il motivo per cui io non sono, ripeto, né favorevole né contrario? Io sto parlando da tecnico, da Presidente, è proprio manager. perché, parla da tecnico, le posso dire una cosa sincera? Ma alla minutella poi Dica. faccio se. Io non ci ho capito niente. Ok, Cioè, vabbè, proprio. Sia, mi dispiace. no, no, ma non è colpa sua. Lei parla da addetto ai lavori, da persona che fa giustamente il presidente di RAP e così via. Ho un regalo da chiederle in diretta e quindi può avvalersi la facoltà di mandarmi a quel paese. Vorrei realizzare una mia inchiesta gentile. Io vorrei entrare a Bellolampo, vorrei andare lì e raccontare e fare vedere quali sono le vere condizioni della nostra discarica. Perché io penso che chi fa il nostro mestiere, io non sono un giornalista, a me piace fare raccontare le cose con garbo, con carineria, senza puntare mai il dito, è quello che faccio da 20 anni in questa trasmissione. Se lei me lo consentirà, io ne sarei immensamente felice. Guardi, io non ho alcun problema per il semplice fatto che sto valutando l'idea di chiudere i cancelli di Bellolampo. Bene, noi scavalchiamo, Presidente, quello è il problema. Lei chiude e noi No, scavalchiamo. no, non per voi. No, no, non per voi. In Io non ho più generale. dove mettere rifiuti. Quindi per Va me, che ci bene, andiamo a fare un giro così che lei vede deviso quello che è la situazione di Bellolampo, io non ho nessuna ok. Facciamolo. contraddizione. Allora, guardi, ci organizziamo e però mi farà da Cicerone, va bene? Così mi accompagna lei Le e mi faccio da spiega. Cicerone e cercherò di essere, come dire, più, come dire, meno tecnico, Esatto, ok? E esatto. tendenzialmente più giornalistico. Grazie, Ok. Presidente, grazie, è sempre molto carino Problema. nell'accettare il nostro invito, come promesso, diritto di replica accordato. Buon lavoro! Altrettanto A grazie, buon presto, lavoro. grazie, grazie. A Allora, presto, a presto. arrivederci, come raccontato, iniziamo oggi un ciclo di incontri con i candidati a sindaco della nostra città e diamo da adesso il buon pomeriggio e il benvenuto a Roberto La Galla, candidato a sindaco di Palermo. Buon Buonasera, pomeriggio. buonasera a voi e a tutti i nostri ascoltatori. Come ti chiamo, Roberto o signor candidato? Roberto, come Ah, sempre. sto scherzando. Allora, intanto, cioè, no, siccome la situazione è un po'... No, allora, prima di lasciarti le domande di Viola e poi dei nostri ascoltatori, sei ufficialmente candidato, non è che di qua domani succede che magari... Ma non che questo costituisca un primato, ma credo di essere da sempre Ah, un candidato in pista. Non vedo perché non dovrei esserlo da oggi. ok. Vabbè, quindi sei candidato. Non può succedere che qualcuno ti dice ti ritiri e ci appoggi Beh, per la verità, in questo momento non sono stato io a dichiarare nessun posto, se avviene questo, se avvenisse questo. O se fosse avvenuto quest'altro. Io sono in pista, mi sono dimesso da assessore regionale per riconquistare una libertà di azione e di tempo. Sono in pista perché, come ho sempre detto, ho ritenuto i comportamenti della politica in questo periodo abbastanza confusi e tra l'altro spesso confondenti. Attraverso una sovrapposizione talvolta impropria tra sfera comunale, sfera regionale, e altre prospettive elettorali, mi sono candidato, l'ho fatto, in uno spirito, civico, con pochi, o nessun partito dietro le spalle, e oggi raccogliamo i frutti di una posizione coerente, cioè quello di un allargamento di questa componente che io mi auguro possa ricostituire,
auspicabilmente attorno al mio nome, la completa compagine del centrodestra. Senti, non è stato fatto mistero, ne abbiamo parlato anche in casa Minutella, e l'allora presidente, ancora attuale presidente dell'ARS, era molto concorde sul tuo nome, no? Ti ricorderai che lo avevamo raccontato. Ad oggi poi è successo tutto il contrario, perché Micichè, presidente di Forza Italia, presidente dell'ARS, no? Racconta che il candidato è Cash. Cos'è successo? Perché poi a un certo punto... Ma potrei dire banalmente che nella vita solo gli stupidi non cambiano mai idea, e il presidente Micichè certamente non è uno stupido, okay. È una persona intelligente che gode della mia considerazione e della mia amicizia da sempre, eravamo compagni di scuola, quindi credo che abbia risposto a delle considerazioni di ordine politico, forse anche di ordine partitico, magari avrei gradito esserne informato al momento in cui c'è stato questo cambio di passo, ma ovviamente tutto è lecito, okay, nella vita, tutto è legittimo e non... Allora, se sei d'accordo, ancora un paio di domande che riguardano la politica e poi addentriamoci ai temi che la gente vuole sentire, cioè i programmi. Maglio, prego. Sì, faccio una breve premessa, dico due o tre cose che Roberto Calla non dirà mai, perché non le può dire, perché non le vuole dire. In buona sostanza la candidatura di Roberto Calla nasce a monte, parliamo di prima di tutto questo, un po' anche con Gianfranco Micichè, questo non ce lo dobbiamo dire senza detto, metti termini, sì, ma proprio insieme, nasce proprio insieme. L'abbiamo poi detto, dopo sì, succede quello che succede anche all'interno di Forza Italia, con una pressione che verso Micichè, nella quale gli mi ha detto in buona sostanza devi candidare qualcuno che sia riconoscibile come candidato a azzurro, e arriva anche Cascio, del quale si parlava. Quindi questo dualismo in realtà non è poi un dualismo, diciamo le cose come stanno e raccontiamole. Oggi, sempre per fare un rapido assunto politico, abbiamo Fratelli d'Italia che converge su Roberto La Galla, con Carolina Varchi che si ritira, che lo dichiara ufficialmente, con Diventerà Bellissima, il partito del presidente della regione, che è felice di questo, e un po' lo si era capito anche quando Roberto La Galla si è dimesso durante quella stretta di mano fra Musumeci e La Galla, nella quale Musumeci disse chiaramente, fece il suo in bocca al lupo alla Galla. Roberto, io sto facendo un riassunto per chi non segue un po' le cose della politica o per chi non aiuta, non aiuta la ricostruzione storica, per far sì che ci capiscano quando raccontiamo queste cose. Ma adesso però la coalizione è pericolosamente spaccata in due, perché mentre Roberto La Galla incassa Fratelli d'Italia e incassa anche Diventerà Bellissima, Cascio proprio poco fa incassa l'appoggio degli autonomisti, c'è già quello del centro della coalizione. Roberto Calla c'ha anche l'UDC, al quale aderisce tra l'altro come partito politico. Quindi a questo punto abbiamo la coalizione veramente spaccata in due. Questo è un rischio, non credi? I rischi sono insiti in qualunque competizione elettorale, ecco perché auspichiamo tutti, e credo che si lavorerà fino in fondo, affinché il centrodestra possa ritrovare la sua unità. Però devo dire che anche la modalità elettorale del doppio turno sotto certi aspetti aiuta, perché è evidente che questa ricomposizione, se non si dovesse trovare al primo turno, è facile immaginare che possa diciamo in ogni caso ritrovarsi al secondo turno. Sai però Roberto, il problema è quello che dicevo prima, sai, io non interrompo mai per... No, è proprio questo quello che mi fa rabbia da cittadino. Ma perché Maghiro secondo tu? Ma al primo turno non ci può bastare, cioè questo è quello che dico, ma tu non c'entri nulla, io mi rendo conto, no, lo dico ai capi di partito. Questa non è una domanda lo so, lo dico ai capi di partito, dico ma è possibile che dobbiamo pensare in maniera... Non è una domanda che deve essere rivolta rivolta proprio a quei responsabili di partito, rispetto ai quali nel momento in cui... ho compreso che allignavano altre considerazioni e altre posizioni che non riguardavano Palermo, ma riguardavano la ricerca della propria visibilità, l'affermazione di sussistenza in vita, l'esplicitazione di risentimenti e talvolta anche un groviglio di celate situazioni, per carità legittime, ma evidentemente legate ai rapporti interni dei partiti, ho deciso di partire comunque per rispetto dei palermitani
siciliani e con i palermitani, e facendolo dimettendomi dalla carica di assessore, che certamente avrebbe, potuto aiutare ed aiutarmi nella gestione della campagna elettorale sul piano del rapporto elettorale. Non l'ho fatto proprio per dire che alla mia età l'unico messaggio che volevo lanciare era quello di essere messo nella condizione di poter fornire alla mia città, se lo vorrà naturalmente attraverso il consenso degli elettori, se lo vorrà, il bagaglio che non voglio valutare, ma certamente, diciamo, lungo per un fatto anagrafico, di esperienze amministrative e istituzionali. Allora, andiamo a vedere cosa ha raccolto il nostro Antonio Turco, andato in giro per la città a chiedere cosa vorrebbero chiedere al prossimo sindaco di Palermo. Ne abbiamo presi 8, te li faccio vedere, io comunque me li sono segnati, poi li commentiamo tutti insieme. Prego, Antonio Turco. Buon pomeriggio Massimo, sono tra le vie di Palermo per chiedere qual è la prima richiesta che farebbero i palermitani al futuro sindaco. Il sindaco deve pulire le strade perché fanno schifo, deve potare gli alberi. No, no, noi dobbiamo essere lo specchio. Perché non costruiscono un altro cimitero, fanno altre tombe e risollevano questo problema? Sporcizia, delinquenza e soprattutto dare lavoro a giovani. Ponte con Leone è la vergogna della Sicilia. Migliorare la città e basta, migliorare soltanto la città. Che cosa? Cosa manca? Di tutto, di tutto, di tutto, pulizia, di tutto quello che c'è da fare. Strade, spazzatura. Presenza sul territorio, inesistente. Un esempio? Un esempio, le vetrine delle gioiellerie sporche di uova questa notte, la macchina che sfonda la vetrina dall'altra parte, i ragazzi che bivaccano fino alle 3 di notte qua dando fastidio ai residenti, l'immondizia che viene regolarmente divelta, buttata per strada perché non viene raccolta se non alle 6 del mattino successivo. Più mezzi di trasporto per appunto le scuole, l'università. Provvedimenti per migliorare la viabilità, snellire il traffico, definire in maniera certa il discorso di Ponte Corleone, che è una cosa impossibile, una vergogna da sempre. Chiedo una buona amministrazione e tanti privilegi che io, se do uno sguardo, mi accorgo che ci sono tanti e tanti privilegi. Noi siamo siciliani, siamo palermitani, siamo orgogliosi di essere palermitani, la città ci piace, però deve essere vivibile. Ecco qua, queste le domande che sono state rivolte ai nostri candidati a sindaco. Allora, Roberto, partiamo dalla pulizia della città. Ma io partirei, se me lo consenti, prego, brevissimamente, da un elemento unificante di tutte queste considerazioni e osservazioni. I palermitani aspirano ed auspicano la valorizzazione di un senso di appartenenza e di identità che essi stessi manifestano e che in queste interviste emergono con chiarezza. Diceva la signora: siamo orgogliosi di essere palermitani, la città ci piace, e molti altri sono andati su questa stessa linea. Esiste una delusione generale. Esiste una delusione generale per un'amministrazione che non ha amministrato. Diceva uno degli intervistati: occorre intervenire sulla città in senso lato, e quando gli è stato chiesto che cosa, tutto, e un altro o un'altra signora ha detto la vivibilità, perché la vivibilità è fatta di tutto quello che si dice: la pulizia, la sepoltura dei morti, la viabilità delle strade, in strade non dissestate, l'ordine rispetto a regolamenti esistenti e non applicati, il controllo del territorio. Io ho forte la percezione che in questa città in questi anni non si sia sentito il peso di una amministrazione che assumesse la responsabilità
politica della direzione del governo. Questa è stata una città non male amministrata, non amministrata negli ultimi anni, non amministrata. E quindi sono mancate le idee, è mancata la creatività, ma è mancata anche l'ordinaria manutenzione, l'ordinaria cura della città. Il nuovo sindaco ha la esigenza primaria di ricostruire un filo di sintonia, di empatia, di credibilità dell'amministrazione nei confronti dei cittadini. Questo è l'atteggiamento complessivo. Come si fa? Con le promesse? No. Io non credo che esista un uomo solo al comando, non credo che esistano i miracoli, non credo che si possano fare promesse senza conoscere fin nei dettagli lo stato delle carte, ma una sola cosa posso promettere e prometto ai cittadini, perché so di poterla mantenere, per averla mantenuta sempre in tutti gli impegni pubblici della mia vita, che è quello di lavorare indefessamente, giorno per giorno, ora per ora, feriali e festivi, giorno e notte, nell'interesse di un obiettivo che io, come coloro che sono intervenuti, ho nei confronti di questa città: renderla normale e vivibile. Se dopo 5 anni non ci sarò riuscito, dovrò prenderne atto e forse piegarmi a quella irredimibilità, ovvero prendere atto di una mia incapacità. Di certo farò ogni sforzo per rimettere in piedi una macchina che si è arenata, non adesso, ma ahimè già da molti anni, non fosse altro per le conseguenze che stiamo registrando in questi giorni anche sulla situazione complessiva del bilancio, che veniva assicurato nel tempo essere sempre a prova di bomba e invece poi ha costituito oggetto anche di interessamento di altre istituzioni. Maglio, prego. Quando Roberto Lagalla, che ricordiamo è venuto a presentare qui la sua candidatura nel giorno stesso in cui l'ha lanciata, eravamo un'altra parte di questa studia su Talk Sicilia, quando ha cominciato dicendo voglio parlare di qualcosa che avvolge tutto quello che sono le richieste dei palermitani, mi aspettavo che parlasse subito del bilancio, perché poi c'è un grande tema: qualunque cosa debba fare il prossimo sindaco ha bisogno di una cosa, perché è quello che serve anche al buon padre di famiglia, i soldi per fare le cose. Senza entrare nel dettaglio tecnico, perché Roberto Lagalla, poi i nostri telespettatori non ci seguono più se entriamo nel dettaglio tecnico, dove va Palermo a prendere i soldi per fare le tante cose che deve fare, vista e considerata la sua situazione di bilancio? Allora, la situazione di bilancio certamente necessita una cura, una terapia d'urto. Come può avvenire una terapia d'urto? Ho qualche personale esperienza di piani di rientro, avendolo fatto dalla sanità all'università. Esatto, dalla sanità all'università. Io sono, lo dico subito, sono abbastanza contrario, se non fosse assolutamente reso indispensabile dai fatti, dalle carte e dalla situazione, che ovviamente io come gli altri candidati al momento non conosciamo. Sono abbastanza contrario, dicevo, alla dichiarazione dello stato di dissesto, che sarebbe più comodo per una nuova amministrazione, perché di fatto separa la vecchia gestione dalla nuova gestione, ma impone ai cittadini enormi sacrifici e all'amministrazione un sostanziale blocco su molte opportunità di intervento e di lavoro. Preferisco adottare quello che l'amministrazione in questo momento uscente sta facendo, secondo me male, cioè un piano di riequilibrio poliennale concordato con lo Stato, che ovviamente deve intervenire più generosamente di quanto non abbia fatto su questo piano, alla stregua di quanto è avvenuto in altre città metropolitane italiane. Ma soprattutto il piano di riequilibrio deve avere due caratteristiche oltre il più generoso intervento dello Stato. Uno, quello di non poter caricare solo sui cittadini attraverso
una elevazione della imposizione fiscale, il pagamento del debito, che poi viene suddiviso solo tra quei cittadini che pagano le tasse, e noi sappiamo che in questa città non sono tanti, e allora è un piano di riequilibrio che nasce iniquo, perché mi sarebbe piaciuto verificare come e se non fosse possibile inserire all'interno del piano di riequilibrio, per esempio, una maggiore consistenza economica proveniente da un drenaggio fiscale verso coloro che non hanno mai pagato le tasse. Okay. Perché pagare le tasse non è bello, ma è necessario. Senti, abbiamo ancora 23 minuti. Domanda, favorevole o contrario al tram? Assolutamente favorevole per il completamento delle attuali linee e per il raggiungimento degli obiettivi di intermodalità e quindi di scambio dei passeggeri nei punti hub. Contrario al passaggio del tram sull'asse principale della città. Quindi il centro storico, quindi parliamo per chi è di Palermo, capoluogo, chiaramente raccontiamo Via Libertà, Piazza Politeama. Guarda, io ho vissuto 5 anni all'assessorato istruzione e formazione professionale, dove passa una linea di tram assolutamente afinalistica, cioè una linea di tram che ritorna su se stessa. Affacciandomi talvolta alla finestra del mio studio, contavo così, con una statistica molto abborracciata e personale, mi divertivo a contare i passeggeri nelle diverse ore del giorno della sera che vedevo all'interno dei tram, non ne ho mai contati più di 7 contemporaneamente. Allora, se invece quella linea venisse sullo stesso asse della circonvallazione, portata, come so essere nei programmi, portata fino alla città universitaria, dove interviene lo scambio con i parcheggi e interviene lo scambio con la metropolitana, quindi con la linea interrata, e allora questo ha una logica, perché risponde a un'intermodalità dei trasporti. Maglio. Oltre questo, parlando di viabilità, però c'è da parlare di trasporti, ci sarebbero anche da migliorare moltissimo le linee autobus e non soltanto. L'intermodalità ha bisogno di anche parcheggi di interscambio. E come fare tutto questo? In che tempi, in che modi, in che luoghi? Esiste un piano urbano del traffico che ovviamente va fortemente riconsiderato e rivisto. Io ho la sensazione che nel tempo si siano fatte cose in gran parte staccate l'una dall'altra. Oggi siamo in una fase in cui diciamo il programma ha già una sua sostanziale leggibilità e una attività di lavori in corso che devono essere completati. Parlo del passante, parlo della velocizzazione dei percorsi e della frequenza dei treni. Certamente dico che invece il centro storico e la parte centrale della città deve poter godere prevalentemente di forme non inquinanti di trasporto. Parlo per esempio di autobus elettrici o della sperimentazione dell'idrogeno, come avviene anche in altre città, e naturalmente un potenziamento dei sistemi di trasporto attraverso un coinvolgimento per esempio in carpooling dei taxi, attraverso un utilizzo razionale di piste ciclabili che abbiano un senso, un inizio e una fine e un percorso. E quindi, diciamo, da questo punto di vista io ritengo che il tema del centro storico vada visto in maniera diversa invece da tutti quei percorsi che si avvicinano al centro storico e che servono i quartieri più esterni al centro storico stesso. Scusami, completo, ma quindi ZTL? Come? Quindi ZTL sì, no, così, in un altro modo? ZTL sì, secondo me con una logica evidentemente che dovrà essere ristudiata e considerata come modalità
con tutti gli attori di sistema, parlo dei comitati degli abitanti dei quartieri interessati alla ZTL, parlo delle associazioni di categoria, parlo delle organizzazioni sindacali e dei lavoratori. La ZTL è un valore per ridurre la congestione, ma la ZTL non può essere solo considerata o a diventare solo un fatto economico. Se ZTL ha una finalità prevalente che è anticongestione del traffico e antinquinamento, e allora non si può attraverso un pagamento, per esempio, ammettere veicoli ancora altamente inquinanti all'interno della zona centrale della città. Senti, io mentre tu parli pare che mi distraggo, ma leggo i messaggi che ci state inviando, che sono tantissimi, io faccio la summa e poi te li giro. Impianti sportivi, piscina comunale, palazzetto dello sport inesistente, e questo inevitabilmente comporta che chi come me ha voglia di vedere un concerto si deve scatapellare ad Acireale o a Catania, perché Palermo non può avere un palazzetto che ospiti sia lo sport che gli eventi musicali. Sugli impianti sportivi e sugli eventi io credo che vada fatto un intervento immediato attraverso il coinvolgimento del partenariato pubblico-privato e l'affidamento ad mondo delle società sportive e dell'associazionismo, ma anche vada fatto un lavoro nei quartieri attraverso un'intesa con le scuole per l'utilizzazione pomeridiana ai fini di intrattenimento dei giovani, di svolgimento delle attività sportive, delle palestre scolastiche, migliorando quanto in questo campo già non sia stato fatto. È vero, noi non siamo in condizione di poter sostenere concerti o eventi su larga scala, perché abbiamo queste strutture assolutamente ormai devastate in alcuni casi, e quindi gli interventi vanno subito fatti. Per alcune di queste le risorse sono già disponibili su fondi strutturali extracomunali, per altri dove non lo sono credo che il partenariato pubblico-privato, come ho detto, sia la grande strada, l'affidamento a gestori in condizione di manutenere a condizioni che devono essere condivise ovviamente col comune, e poi, se mi consentite, anche l'utilizzazione di spazi oggi assolutamente inutilizzati a godimento dei cittadini. Parlo del Parco della Favorita, per il quale dovrà superarsi la fase storica nella quale il Parco della Favorita sia solo una zona di attraversamento veicolare. Non è possibile. Abbiamo due grandi aree che vanno ricondotte alla fruibilità dei cittadini, e sono il sedime ferroviario della via Malaspina e il sedime ferroviario della via San Polo, che meritano evidentemente di essere riqualificati, così come la fiera deve essere riqualificata in un centro congressi operativamente funzionale. E una grande area a disposizione degli eventi potrebbe essere su questa linea che va dalle falde del Monte Pellegrino fino al mare, potrebbe essere il trasferimento in sede periferica del mercato ortofrutticolo e la trasformazione del mercato ortofrutticolo in un grande Baburg dell'arte, degli eventi e della partecipazione. Altro grande tema, le pedonalizzazioni che hanno spesso messo i cittadini gli uni contro gli altri. Così come sono state fatte, vanno bene, vanno fatte in maniera diversa, ne vanno fatte di più, ne vanno fatte di meno. La pedonalizzazione è nei centri storici una modalità assolutamente acquisita e perseguita, che è un valore, perché se noi vediamo la dinamica delle attività commerciali rispetto alla condizione della viabilità, noi vediamo per esempio che nei punti di centro della città dove la viabilità veicolare è stata mantenuta, per esempio la via Roma, il numero delle attività commerciali si è sensibilmente ridotto rispetto ai punti che invece hanno una acquisizione e hanno una inibizione al traffico veicolare. Quindi mantenimento delle ZTL senza intralci per il congestionamento del traffico, ancora una volta l'utilizzo razionale e intelligente della ZTL all'interno della stessa area, ma attenzione, le ZTL non possono però essere spazio per il piccolo commercio abusivo, tutto va regolato in spazi
che siano controllati dal comune e dall'autorità comunale e che non interferiscano né con il passeggio dei cittadini né con le attività commerciali di quanti pagano le tasse su una strada. Devo dire che per il mantenimento del decoro, della pulizia delle strade, io vorrei compartecipare molto con i commercianti, molto con gli esercenti delle attività commerciali, perché una alleanza, un patto per la città con queste persone potrebbe portare loro dei vantaggi in termini di minore esenzione fiscale e al comune la sicurezza della vigilanza, del controllo e della pulizia degli spazi. Roberto, ci avviamo a chiudere. I cimiteri. Qua non si può neanche più morire, lo dicevamo mentre ti aspettavamo. Beh, sui cimiteri io credo che gli interventi debbano essere anche lì rapidi, efficaci e definitivi. Mi risulta che ci siano ancora degli spazi utilizzabili, per esempio nell'area cimiteriale di Santa Maria di Gesù, bisogna riprendere in mano la possibilità della realizzazione di un nuovo camposanto, magari anche qui con una compartecipazione pubblico-privato. Però vi è un problema urgente che va affrontato subito ed è il problema dei rotoli e dello stazionamento delle bare. Io credo che lì non si sia fatto secondo i tempi regolamentari l'estumulazione dei cadaveri, che adesso invece dovrà essere spinta fino al massimo, magari coinvolgendo in questa vicenda non solo l'amministrazione comunale ma anche tutti gli operatori del settore delle onoranze funebre, perché secondo me anche in questo caso un grande patto tra l'amministrazione e gli operatori può favorire questi interventi e che prevedono, ma già so che questo è in corso, anche la realizzazione di alcuni spazi supplementari e soprattutto il ripristino funzionale della funzione della cremazione, che per la verità è intollerabile nel momento in cui si pensi che chi morendo lascia come volontà testamentaria quello di essere cremato debba essere trasferito in un ultimo e penoso viaggio in altre parti della Sicilia e d'Italia. Viola, l'ultima domanda, prego. Sì, ultimissima. Rifiuti, evidentemente. Bellolampo è piena, non ci sono i fondi per ampliare la raccolta differenziata porta a porta, non ci sono i soldi nemmeno per pulire la città. Cosa facciamo? Bellolampo è piena, salvo la messa in pristino della vasca in ulteriore vasca in costruzione in questo momento. Credo che noi dobbiamo fare ogni sforzo per favorire ulteriormente la raccolta differenziata. Immagino nei grandi quartieri dove ancora la differenziata non è in uso di poter avviare una formula di differenziata semplificata, separando l'umido tutto il resto e utilizzando impianti di separazione, ma immagino altresì anche in questo caso il potenziamento del controllo ai fini del conferimento e un migliore utilizzo con investimenti di mezzi e di uomini delle risorse proprie della RAP. Allora, senti, diventi sindaco, la prima notte entri a Palazzo delle Aquile, torni a casa, ti addormenti e ti viene in sogno la Santuzza, viene Santa Rosalia che ti viene in sogno e ti dice: sindaco, ti concedo un solo miracolo per la tua città, uno solo. Cosa chiederesti a Santa Rosalia? Che la mia mente possa essere sempre equilibrata e giusta nei confronti dei palermitani per assumere le decisioni più corrette, più trasparenti e migliori nel loro interesse. Grazie Roberto Lagalla, candidato a sindaco. Mario, vogliamo aggiungere qualcos'altro? Perché mi sembra che abbiamo affrontato il grosso dei temi, alla fine sono sempre quelli dei miei palermitani. Tutti. In maniera, grazie Roberto. Grazie a voi e all'ascolto. In maniera inaspettata, perché non era previsto, è collegato Gianfranco Vicica, presidente dell'ARS. Buon pomeriggio, presidente. Non conosco le motivazioni che ti portano in diretta con noi. Io sto bene. Tu stai bene, presidente? In pubblico non ci fumo, aspetta che butto la seconda.
Sì, dai, insomma, in diretta io stavo per dirtelo. Senti, lo dicevo, non era preventivato, il tuo staff ti ha chiesto un tuo intervento in diretta, quindi... So che ero invitato Francesco, sì. Calcio, che è qui, però stanno lavorando sui simboli, sui problemi tecnici della candidatura, ho detto stai tranquillo, vado io a salutare Massimo, a salutare i suoi telespettatori che sono sempre tanti e sempre gentili e carini. Allora, intanto grazie. Sì, in effetti noi... Sì, è qua che ti ascolta. Ciao Gianfranco. Peraltro, se ti fischiavano le orecchie è colpa nostra, perché comunque non facevi mistero in una puntata di Casa Minutella, mi è testimone anche il direttore Viola che ti saluta, che tu dicevi che la Galla era un nome importante da poter spendere per la città, ti ricordi? Assolutamente, lo è certamente. Io con Roberto sono intanto amico e poi ci rispettiamo reciprocamente molto. Le cose della politica vanno così, cioè oggi la candidatura di Roberto, come ha dichiarato oggi peraltro Fratelli d'Italia, che ha fatto il comunicato, diciamo, noi andiamo con Roberto e invitiamo gli altri a venire sulla Galla e su Meci. Quindi oggi la candidatura di Roberto è diventata un viatico alla candidatura prossima di Musumeci. E noi purtroppo, come sapete, su questo argomento abbiamo dei problemi grossi. Ma infatti a me dispiace molto che si sia arrivati a questo punto. Io speravo veramente di poter essere tutti insieme. Se Fratelli d'Italia avesse capito che i problemi di Palermo non possono essere legati a quelli della regione, saremmo tutti insieme. Ora, su Roberto, su un altro, se è stato Roberto che è stato felice, sono felice pure che siamo su Francesco Caccio. Ma il problema vero è stato che Fratelli d'Italia ha utilizzato Palermo come merce di scambio e Palermo non è una merce di scambio, Palermo è la quinta città d'Italia dove fino ad oggi il centrodestra è stato all'opposizione soffrendo e soffrendo anche i palermitani, considerato quello che è stato combinato negli ultimi anni a Palermo, per cui avevamo credo tutto il diritto di andare a conquistare questa città. La conquisteremo lo stesso, perché io sono assolutamente convinto che alla fine chi deve vincere vincerà e io sono molto, molto convinto che vinciamo, ma era molto meglio farlo tutti uniti, tutti centrodestra uniti. Pazienza, non c'è nessun problema. E piuttosto vorrei dire al vostro editore che siccome ha scritto Ribaltone a Palermo, ora tutti vogliono andare con la Galla. Caro Roberto, ti posso dire che siamo tutti qua, quelli che sono su calcio, non solo non si è tirato indietro nessuno, ma addirittura ne stanno venendo altri. Oggi abbiamo avuto finalmente la condivisione. Che dici? Dicono di non sbattere le cose qua, vabbè, non le faccio. Senti Presidente, l'ho citato ed è qui con noi, c'è Maglio Viola che ti saluta e che può replicare, perché l'articolo immagino l'abbia scritto. Sì, non replicare, si è detto Maglio, sì. Non è un fatto di replica. Stiamo chiacchierando. Non siamo in contrapposizione, noi raccontiamo quello che va succedendo e giustamente loro li commentano, non c'è una contrapposizione. Chiaramente abbiamo scritto di Ribaltone stamattina perché si diceva che ci fosse la possibilità di una convergenza anche di Cascio sulla Galla, cosa che nel frattempo della mattinata non è avvenuta, si è capito che non è andata così. Ma che la convergenza è un qualcosa che come dire, ci sarebbero state delle condizioni, se ci fossero state delle condizioni, se ci fosse stato una cosa, Cascio non si è mai ritirato. Io pur di andare sull'unità di tutto il centrodestra, ieri eravamo con Francesco e Francesco in mia presenza ha fatto un'intervista in cui ha dichiarato che comunque lui era pronto a ritirarsi, ma nel caso in cui si fosse andata a una convergenza tutti uniti. Quando Fratelli d'Italia chiede di andare sulla Galla per andare su Musumeci, è chiaro che questo non può avvenire, tant'è che grazie a Dio questa indicazione che ha dato Fratelli d'Italia ci sta portando altri, non so se avete visto, sono già candidati di Fratelli d'Italia che fanno comunicati dicendo che loro non vogliono la Galla, non credo che lo stiano facendo per la Galla, perché, ma forse manco lo conosco, se lo conosco per cui è chiaro che sono tutte posizioni politiche
che in qualche maniera stiamo soffrendo da tempo, perché che posso dire, Musumeci ci ha fatto soffrire, non è inutile negarlo, per cui è chiaro che nel momento in cui dice la Gallo uguale Musumeci è un problema per la Gallo. Mi dispiace che questo sia stato il comunicato di Fratelli d'Italia di Gian Piero Cannella, però in ogni caso voglio dire è inutile fare oggi polemica. Faccio gli auguri a Roberto, ovviamente, in quanto mio amico, in quanto persona che stimo da sempre, e per cui ci mancherebbe altro. Non è che perché oggi l'avversario diventa scemo e diventa insopportabile, rimane quello che è, per cui è una persona intelligente, è una persona capace, è una persona di cui stima avevo ieri e stimo oggi. Questo perché sia, ovviamente perché sia chiaro. È ovvio che la politica è fatta così, cioè la politica non è soltanto fatta di nomi, è anche fatta Presidente, di... scusami, una domanda. Allora, solitamente si dice sempre, no? Tra i due litiganti il terzo gode. In questo momento il centrodestra non è proprio compatto. Chi è che gode, secondo te? Ripeto, io spero vivamente che noi potremo vincere comunque. Non c'è dubbio che aver utilizzato Palermo come mezzo di scambio favorisca il centrodestra, questo è perché è chiaro che sia così. Poi io ritengo che il centrosinistra non sia forte, che noi lo siamo molto, per cui nonostante questo abbiamo la possibilità di vincere, e quindi in ogni caso spero proprio che sia così. Però non c'è dubbio che l'atteggiamento che c'è stato da parte di Fratelli d'Italia, però devo dire peraltro, mi è difficile dire di Fratelli d'Italia, perché tantissimi di Fratelli d'Italia non avevano questo atteggiamento. Diciamo che è stato il nostro corregionale La Russa ad avere un atteggiamento troppo rigido nei confronti del suo concittadino catanese, Musumeci, per carità, che si faccia campanilismo, e per cui che pur di fare vincere per la seconda volta un catanese, che noi qui ne potevamo avere di meglio, diciamoci la verità, non allora, perché fosse catanese, ma certamente perché comunque è stato un presidente che non ha mantenuto tutta una serie di impegni e di promesse, che poi ha fatto questa operazione di non considerare l'esistenza dei partiti. Ripeto, niente di male se uno fosse imperatore, ma siccome non lo è, l'avere pensato che i partiti non gli interessavano fino a che oggi non si deve votare e quindi li ricerca di nuovo per farsi votare, questo è qualcosa che non può farmi piacere. Però senti, ripeto, siccome hai dato... Non sono intervenuto per fare problemi che non mi interessa fare. Io credo, è quello che chiedo anche a Roberto, che questa campagna elettorale è una campagna elettorale che va fatta comunque contro la sinistra, che va fatta comunque contro quello che Orlando ha lasciato, dei disastri che Orlando ha lasciato a Palermo. Spero che non sia una campagna fra le due centrodestra che ci sono. Oggi diciamo che è un po' più centro contro destra, ma non ha importanza. Comunque facciamo parte di una coalizione, per cui spero che la guerra non sia tra di noi, ma sia comunque con la sinistra, e chiunque di noi riesca a batterla siamo felici. Io ho la certezza comunque di avere una coalizione più forte, e peraltro dopo questo endorsement di Fratelli d'Italia aumenterà di partiti, e quindi spero di molti, ma questo lo dirà. Sentiamo, lo dirà, però, cosa ha da dire la Galla, Presidente, perché l'ho citato tante volte, l'ho inquadrato, volevo andare via, appena ti ha visto è rimasto, per cui Roberto puoi dire qualcosa. Saluto il Presidente Miccichè, avevo detto anche in tua assenza quanto i rapporti personali non siano in discussione e quanto nella vita tutti possono cambiare opinione, tranne gli stupidi, ed essendo il Presidente Miccichè notoriamente, come ho detto, una persona intelligente, è evidente che è legittima qualunque posizione. Io ho preso atto dell'endorso dei Fratelli d'Italia, ma io credo che purtroppo è la genesi di questa divisione, che troppo presto ha ritenuto di tenere conto di una sovrapposizione, secondo me artificiosa, tra il livello comunale e il livello regionale. Purtroppo questo è successo, e oggi noi paghiamo la conseguenza di una errata impostazione iniziale.
che avevo valutato come tale sin dall'inizio, e questo mi aveva portato a candidarmi in assoluta autonomia e senza nessun vincolo né di pensiero né di azione rispetto a scelte future. Senti Gianfranco, ma scusami a questo punto prima di lasciarti una domanda di Viola, ma ce lo fai salutare Cascio se è lì con te? Visto che... Ma bella dentro, guarda, spero che ci stia sentendo Silvia, che è là dentro con gli altri. Va bene. Allora, domanda di Viola e poi liberiamo il presidente, vai. Roberto, una sola cosa, scusami. Sì, prego, prego presidente. Tanto dirti che un palermitano debba fare una candidatura per fare vincere un catanese ancora alla presidenza della Regione. Ma non è così, sai bene che non è così. Capisco che è un tema interessante di campagna elettorale, ti devo dire che questo è così. Cioè, sai bene che non è così. Che sia stata scelta Palermo come merce di scambio per fare vincere un catanese, qua c'è Francesco, lo faccio sedere al posto mio. Ciao presidente. Vabbè, allora Francesco Cascio era previsto oggi, ma per motivi che abbiamo ben capito non è con noi, recupereremo nelle prossime settimane. C'è qui il tuo competitor La Galla, ciao Ciccio, ecco, si saluta una vicenda. Ciao Roberto. Francesco, rimani candidato a sindaco di Palermo? Direi, lo possiamo dire, se no abbiamo scherzato. Lo possiamo, è ufficiale. Allora, domanda di Mario Viola e poi vi libero, prego. In realtà la domanda la stavo ponendo a Gianfranco Miccichè, ma possono rispondere entrambi. C'è il rischio adesso che con questa situazione che si è venuta a creare le elezioni amministrative a Palermo diventino per il centrodestra una specie di primaria in vista delle regionali per poi scegliere il candidato? Ma di fatto saranno delle primarie, nel senso che comunque avendo due candidati del centrodestra, certamente due candidati del centrodestra, diventeranno una sorta di primarie al primo turno. Noi confidiamo di ampliare il perimetro della nostra alleanza. Abbiamo segnali molto buoni che ci arrivano in questo senso, per cui riteniamo di non essere soltanto i soci fondatori, cioè quelli che hanno presentato la mia candidatura domenica, a portare avanti questa candidatura. Diciamo, abbiamo la ragionevole certezza che arriveranno altre forze politiche ad affiancarci in questo percorso, per cui il 12 giugno valuteremo i numeri, vedremo i numeri e commenteremo i numeri. Certamente avendo due candidati al centrodestra saranno una sorta di primaria del centrodestra, ma insomma, essendo la soglia per vincere al primo turno al 40% in Sicilia, come tutti sapete, non al 50%, e con le nostre liste diciamo che siamo molto vicini al 50%, al 40%, potrebbero essere delle primarie che si includeranno al primo turno. Al volo, Francesco, scusami Ciccio, avete incassato proprio pochi minuti fa praticamente il via libera anche dagli autonomisti che hanno detto pubblicamente che confluiscono su Cascio, però io ho sentito il candidato del loro, Totò Lentini, che invece non si vuole ritirare. E cioè la lista è le piani. Sì, questo diciamo ovviamente non tu hai sentito Lentini, io ovviamente no, quindi non prendo per buono quello che dici tu. Intanto noi abbiamo il presidente del Movimento per l'Autonomia Lombardo che ha fatto un comunicato che è chiaro ed è definitivo, per cui abbiamo la lista dell'MPA. Dopodiché nelle prossime ore credo che valuteremo tutte le altre opzioni, insomma parleremo con eventualmente anche con Totò Lentini, insomma. Siamo in progress. Avete visto che nelle ultime 24 ore sono state tante. Nelle ultime 24 ore, nelle ultime 6 ore, praticamente ho rivoluzionato la trasmissione. È cambiato tutto quello che devo fare, è cambiata la giornata tua, la giornata mia, di tutti. Va bene così. Di tanti di noi. Allora, senti, ti faccio dare. Siamo dei sussulti nella lista dei Fratelli d'Italia, che io non diciamo. Colgo positivamente la partita si comincia adesso. Finora allora, è stato un pre-partito, un riscaldamento. Adesso cominciamo la partita. Recuperiamo la tua ospitata la prossima settimana. Devo dire se posso l'amarezza per onestamente l'amarezza per il fatto che era una vittoria che era abbastanza scontata a primo turno, invece diventerà una campagna elettorale un po' più impegnativa, e l'amarezza maggiore è il fatto che il centrodestra si sia spaccato, frantumato e credo irreversibilmente sull'altare di una competizione elettorale invece che poteva essere gestita tranquillamente
e senza fratture così profonde, che chiaramente saranno fratture che rimarranno anche dopo per le regionali, che potrebbero rimanere anche per le politiche. Insomma, si consuma un passaggio molto, molto delicato e drammatico per il centrodestra, che io ovviamente avrei in tutti i modi evitato, ma non è dipeso da me, è dipeso dalla pervicacia di una forza politica che è Fratelli d'Italia, che si è assunto una responsabilità. Spero che però noi non abbiamo nessuno di Fratelli d'Italia, quindi sai, facendo il conduttore, avendo con me anche accanto il direttore, voi state tante volte dando la colpa dal vostro punto di vista a Fratelli d'Italia. Parlo di te, del presidente Ricci, che prestissimo ospiteremo qualcuno di Fratelli d'Italia e sentiremo le loro ragioni. Ti faccio dare, vi date reciprocamente un in bocca al lupo per la campagna elettorale, perché insomma, competitor sulla carta ma amici nella vita. Assolutamente sì, non sarà una campagna elettorale a separarci per la vita, sicuramente. Esatto. Francesco. Sì, vabbè, è ovvio che è così, è ovvio che è così. L'amarezza c'è, è normale che sia così. Però insomma, le campagne elettorali iniziano e finiscono, la vita per fortuna dura un po' di più.